Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Mari e sono appena sveglia. Non mi sono neanche truccata perché c'è troppo caldo, ragazzi, e non si può stare. Lo so che forse l'inizio di tutti i video di noi youtuber, come dicevano nel video di Elisabetta Vitale, erano tutte quante inerenti al caldo che c'è. Ma oggi in realtà c'è un freschetto che non è per niente fastidioso, anzi. Sono qua per farvi una piccola carrellata degli ultimi prodotti che ho comprato da Eurospin per quanto riguarda la cucina vegetariana. Sono prodotti che io acquisto spesso, spessissimo, e mi sono trovata molto bene, per cui volevo recensirli un attimino con voi. Allora, cominciamo da questo qua, che è la bevanda per eccellenza siciliana, il latte, il latte di mandorla, bevanda alle mandorle. La marca è Fior di Natura, sicuramente la conoscerete, ma è veramente ottima. Veramente utilizzo questi prodotti da tantissimo tempo ormai e mi sono trovata molto bene. In particolare questo latte di mandorle lo trovo molto saporito, dal sapore molto concentrato di mandorla, e non è, attenzione, perché da brava siciliana so riconoscere un latte di mandorla fatto con l'aroma della mandorla e il latte di mandorla fatto con le mandorle. Questo vi assicuro che è veramente, veramente ottimo. Contiene zucchero, ovviamente, però è completamente vegetale, ovviamente, fatto con le mandorle spremute, e l'acqua e lo zucchero, ecco, solo questo. E niente, ragazzi, questo è il top del latte di mandorla. Io ormai compro sempre questo. Poi passiamo ad un altro latte vegetale. Io questa volta ho comprato il latte di avena, che è il mio preferito in assoluto fra tutti i latti vegetali. Anzi, ce n'è un altro che mi piace tantissimo, ma quello contiene un sacco di zucchero, che è il latte orzo malto alla soia, ma di questo ve ne parlo un'altra volta. Questo qua è veramente buono, contiene sempre un po' di zucchero, e anche sale. No, non ne contiene zucchero, contiene un pochettino di sale. Avena 16%, olio di semi di girasole, sale ed agricoltura biologica. È veramente ottimo, mi piace tantissimo. Io lo bevo sia freddo che caldo con un pochettino di caffè ed è davvero fantastico. Passiamo invece adesso al mangiareccio, al cibo. Allora, partiamo dai più famosi. C'è sede che ogni tanto viene qua. Partiamo dai più famosi, partiamo dai burger di soia. Allora, questi burger di soia sono fantastici, io li mangio, sia cotti normalmente arrostiti in padella, che sul barbecue, anche se diventano un pochettino asciuttini sul barbecue, però vanno bene ugualmente, o certe volte li faccio a pezzettini e li metto sempre in padella da arrostire, o addirittura a volte li schiaccio e li utilizzo per fare un ragù, vegetale. Quando praticamente io preparo il misto per soffritto, faccio cucino il pomodoro e faccio una salsa ben concentrata, quasi a fine cottura inserisco, ecco qua ci sono i cani che cominciano, quasi a fine cottura inserisco il burger tagliato a pezzettini, anzi molte volte lo schiaccio proprio con la forchetta, lo mescolo alla salsa, faccio terminare la cottura per gli ultimi 5 minuti, niente di più. Vi assicuro che nessuno si accorgerà che quello è un ragù vegetale. Veramente, veramente ottimi. Sono conditi in una maniera incredibile, veramente stentate a capire che sono burger vegetali. La stessa cosa succede con le polpettine, che le ho terminate, quindi non ve le posso far vedere, ma sono uguali praticamente. L'impasto è sempre lo stesso, sono piccoline così, per chi non le conoscesse ancora. E sono molto buone. Io quelle le ho fatte anche col sugo, le classiche polpette col sugo, vengono buonissime. Poi un'altra cosa veramente buona che ho scoperto da poco sono i mini burger vegetali. Questi qua sono al farro, ci sono anche al miglio. Questi io li faccio scottati in padella con un filo d'olio perché sennò vengono troppo asciutti, e vi assicuro che sono veramente buonissimi. Sono pieni di semi oleaginosi, fra l'altro, fonte di fibre e fonte di proteine. Sono due porzioni, vi faccio vedere la grandezza dei... Aspettate un attimo perché devo riuscire
apro così, eccoli, eccoli qua, guardate la grandezza dei burger, sono fatti così, io ne mangio due per ogni porzione, diciamo. Poi passiamo invece a questo, qui è il tofu naturale, tofu al naturale, sono due panetti di tofu, due panetti quadrati, li faccio in tantissimi modi, io il tofu non lo amo particolarmente, però mi piacciono due ricette in particolare, amo il tofu strapazzato con un pochettino di curcuma che gli dà proprio il colore dell'uovo, con delle verdurine magari insieme, lo rendo molto morbido, con un pochettino di brodo vegetale, viene veramente buonissimo. Il tofu o lo si sa cucinare o non piace, perché non sa di niente, così al naturale. Oppure io aggiungo un po', lo faccio a fettine, proprio come lo vedete nella confezione, lo faccio a fettine, lo lascio macerare in un pochettino di salsa di soia, lo lascio macerare, stavo dicendo, in un po' di salsa di soia e in questo fumo liquido che ho comprato su Amazon, ed è veramente fantastico, ragazzi, ce ne vuole la punta di un cucchiaio, anzi facciamo mezzo cucchiaino per insaporire i vostri piatti e rendere e dare quel sapore di affumicato che ovviamente trovate nelle carni, nelle cose, e questo qua è veramente fantastico. Vi lascio giù nel box informazioni, eventualmente il link dove poterlo trovare su Amazon, io l'ho preso ed è fantastico, se non mi sbaglio costava sulle 6 euro, una cosa del genere. E quindi io il tofu lo mangio così, anche affumicato, ed è veramente buonissimo, si passa in padella ed è fantastico, sembrano dei würstel appena tolti dalla padella. Poi l'ultimo prodotto del quale voglio parlarvi sono questi nuggets di soia, che ragazzi, io vi sfido, andate a comprarli e assaggiateli e ditemi se si capisce che è soia o se non vi sembrano veramente nuggets di pollo, perché io non so che cosa utilizzano, sicuramente tutto dipende dalle spezie che utilizzano e dalla lavorazione della soia, ma sono veramente identici come sapore ai nuggets di pollo. Io questi qua li faccio semplicemente in padella, o arrosto o con un filo d'olio, quando voglio proprio sgarrare, scatasciare, ci metto l'olio e li faccio proprio fritti, che sono lo più del mondo, però quando non sempre si può fare, ovviamente, e poi li puccio nella maionese, nella salsa barbecue, insomma non manca a noi sapere in quale schifezza fare morire questi nuggets di soia. Ok ragazzi, è terminata la mia mini recensione di questi prodotti fior di natura della Eurospin, prodotti completamente vegetali. Mi dispiace se sentite tutti i rumori dei motori che passano, ma con questo bel freschetto non potevo non stare fuori a farvi compagnia. Per oggi è tutto, continuate a seguirmi e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti da Mari, ciao!